La lista del sindaco Mario Landriscina perde un altro pezzo. Il consigliere comunale Davide Gervasoni lascia il gruppo e passa a Forza Italia. Il cambio sui banchi del Consiglio Comunale sarà ufficializzato nella prossima seduta del Consiglio, lunedì, ma l'ennesimo scossone è destinato inevitabilmente ad avere conseguenze politiche. Gli esponenti della lista civica del primo cittadino a Palazzo Cernezzi a questo punto restano 3, mentre gli azzurri diventano 7. Il sindaco preferisce non commentare in attesa che il passaggio sia ufficializzato. Il coordinatore cittadino di Forza Italia, Stefano Vicari, dà invece il benvenuto a Gervasoni, assieme con il capogruppo di Forza Italia in comune a Como, Antonio Tufano. Siamo certi che Gervasoni nel nostro partito potrà esprimere il meglio di sé, dice Vicari. Ci ha contattati e poi ha deciso di entrare a far parte del gruppo. Siamo contenti di essere attrattivi. Siamo un gruppo unito, collegato alla maggioranza, ma nel quale si fa un gran lavoro di squadra. Restando nel centrodestra comasco, oggi Marco Mainardi di Fratelli d'Italia ha comunicato ufficialmente l'addio, già nell'aria da tempo, al partito. Ha rassegnato le dimissioni da ogni carica e ruolo ricoperto. Una scelta, scrive, ponderata ed opportunamente ragionata, frutto di una serie di motivazioni personali. In questi anni, aggiunge, con il mio contributo Fratelli d'Italia in provincia di Como è cresciuta in maniera importante, ritagliandosi un ruolo determinante nella vita politica del centrodestra comasco. Mainardi precisa infine che la sua area politica di riferimento rimane il centrodestra, che, dice, se unito e compatto potrà continuare a dare risposte concrete al nostro paese. Sembra quasi scontato un imminente passaggio a Forza Italia.